Amici e amici di Backdoor Podcast, buonasera, buonasera, buonasera. C'è già un pronti campioni d'Italia, pronti via, così, campioni d'Italia. E ovviamente questa sera sarà tutta per omaggiare la Virtus Bologna, campione. Ma non c'è solo quello, ci sono anche tantissime cose. Abbiamo detto, vabbè, adesso finisce il campionato, ci rilassiamo. No, non c'è niente da fare, non ci rilasseremo mai. Buonasera, buonasera. Ma Daronze in giro a festeggiare? No, no. Vedo che, vabbè, non ci voleva molto a vedere, siamo in tre, ne manca uno, non è difficile. Qui c'è gente già preoccupatissima. C'è gente già preoccupatissima che dite, cacchio, aveva Virtus, vince il campionato, capottona Milano, eccetera, e non mi mettete da ronzo. E l'abbiamo temporaneamente bannato, ma c'è un motivo, c'è un motivo. E vogliamo premiare chi c'è dall'inizio. Intanto, bentornato Fabio Cavaniero. Ciao, un saluto a tutti. Che ha l'aneddoto per cui dobbiamo per forza scaglionare. Sapete quando c'è? Ma come mi si nota di più se arrivo in ritardo o non vengo proprio? Sai, quelle cose da star, da stella proprio consumata dello spettacolo. Ecco, noi abbiamo scoperto di avere una stella consumata del firmamento, del giornalismo, della cronaca, insomma, un dominatore di Bologna. Adesso Fabio vi dirà perché, anzi, lo metto anche a tutto schermo perché il momento è solenne. Firmamento comunque mi sembra un bel termine, c'ha un suo perché. Mica a caso, Allora, praticamente scena prima di gara 3 della finale, Segafredo Arena, e la tribuna stampa è divisa in due parti, una parte è sopra e una parte è sotto. Ovviamente Daronz è sotto in quanto radiocronista, io invece ero sopra. E a un certo punto vedo che esce e si sposta dalla sua postazione, viene chiamato dal pubblico, da alcuni tifosi. Sa come mai? Arriva lì, vedo che lo guardano, gli danno il libro e gli chiedono l'autografo. Cioè, quindi obiettivamente ho detto: vabbè, qua siamo di fronte a una grandissima celebrità. Mi sembra abbastanza chiaro, è che non ho la musichetta, siccome l'aneddoto è arrivato poco prima che entrassimo in live, non ho potuto preparare tipo la sigletta di WWE o quando il wrestling entrava, non so, tipo Hulk Hogan o quelle robe lì. Vabbè, vi presento la nostra stella Dario Ronzulli. Buonasera Dario. Buonasera. Buonasera a Buonasera. tutti. Confermo in toto l'episodio narrato dall'amico Fabio. E ormai, come dicevamo, hai dominato anche Bologna. Sei partito da Avevi Foggia dubbi? e no, Avevi no, dubbi? ma mai avuti, mai Ah, avuti. ecco. Sei partito Ah, da Foggia e questo è il eccoci. risultato. Poi sei andato a Pensa quanta Siena e strada. hai fatto. Sì, pensa quanta strada è stata percorsa, quanti chilometri. Superiamo gli ostacoli con la Esatto. Ronzoni in fondo al cuore. Esatto. Siamo questi. È tutto molto bello, è tutto molto bello. Esatto, started from Foggia, now we are here. Direi assolutamente, assolutamente. Matteo dice, adesso ormai c'è gente che racconta degli aneddoti su di te. Ho beccato da Ronzo Ormai. perché per i festeggiamenti aveva perso tutti i capelli. Non venerdì sera, però. Non è una cosa successa venerdì sera, ci tengo a dirlo. È una cosa che da un po', ecco. Esatto, Da un po'. esatto. Adesso Dario, idolo di Bologna, ovviamente, è chiaro, questo farà esplodere i nostri ascolti. Penso che già mi sta suonando il telefono. Aspetta, vediamo chi è. D'Urso Barbara, no, rifiuta. Te l'hai memorizzata D'Urso Barbara? Sì, però c'ho Ah, anche ok. sopra un grandissimo segno di stop perché è bannata proprio di Ah, default. E ok, va quindi bene. Mi sembra giusto. so già cosa mi vuole chiedere, ma sarà un no. Quindi non ce ne frega. Giustamente. È così. Giustamente, giustamente. Vabbè, ragazzi, bando alle ciance, abbiamo fatto già 5 minuti di grande spettacolo, come oserei Games. dire. Grandi gags, ricchi premi e cotillons, ma ovviamente siamo qua per parlare di una squadra sola al comando, la Virtus Bologna, chiaramente che fa un sol boccone, ne avevamo parlato nella scorsa chat, ma eravamo ancora a metà serie, ne ho parlato anch'io durante nei post partita, insomma, uno scudetto meritato, inaspettato per come è arrivato. Questo ha portato Daronza a fare gli straordinari sabato e penso che li farà per un po' perché sarà un po' travolto da tutto quello che succede. Allora ti chiedo, com'è
l'ambiente, come raccontaci qualcosa di quello che succede adesso a Bologna, di quello che è successo la sera dei festeggiamenti, perché il campo l'avete visto tutti e forse c'è anche ben poco da raccontare, comunque poi entreremo un pochino nei temi. La cosa bella e interessante è che uno scudetto dopo 20 anni è sempre uno scudetto dopo 20 anni. Uno scudetto si festeggia a Bologna, sappiamo che si festeggia forse un po' meglio delle altre poste. Sicuramente è stato molto sentito dai tifosi virtussini, fuochi d'artificio in Piazza Maggiore, tanta gente che si è riversata nelle strade, coprifuoco che è stato sforato, insomma, più o meno. È stata una serata di grande festa. E dico la verità, da questo punto di vista non è assolutamente inaspettato, perché evidentemente, come dicevi tu, non aver vinto lo scudetto da 20 anni, ma soprattutto aver passato 20 anni anche di tante difficoltà per la Virtus, che è ripartita una volta, è retrocessa, ha vissuto tante delusioni, per anni non ha neanche fatto i playoff, non è che non arrivava in finale, non li ha fatti neanche i playoff. E sono stati sicuramente anni per i tifosi virtussini molto complicati, soprattutto per quelli che hanno vissuto le varie epoche d'oro della Virtus. Questo è stato uno scudetto, io l'ho definito mastodontico, perché chiudere i playoff con un 10-0 e senza dare la benché minima possibilità di replica alla seconda forza del campionato, cioè Brindisi, prima, e alla prima forza del campionato, cioè Milano poi, io credo che neanche il più ottimista dei tifosi delle Vunere sarebbe stato in grado di pronosticarlo. È stato veramente un cammino esaltante per la Virtus e di conseguenza per i suoi tifosi. Quindi l'atmosfera in città è ancora di festa, ancora di giubilo, ancora di grande soddisfazione, ecco, da parte dei tifosi, che però, non tutti, ma insomma la maggior parte con un occhio guarda alla festa scudetto e alla soddisfazione per lo scudetto, ma con l'altro guarda al futuro, perché queste sono giornate in cui, anzi, diciamo già da oggi, la Virtus ha voltato pagina e ha cominciato a lavorare per la stagione 21-22, con tutti i punti interrogativi che si porta dietro, a partire ovviamente dall'allenatore, perché Giorgiovic è in scadenza di contratto, per tutta una serie di motivi di cui poi andremo a parlare più tardi. Però evidentemente la soddisfazione, insomma, per il popolo virtusino, soprattutto per i più giovani, perché tanti dei tifosi, dei ragazzi tifosi della Virtus, gli scudetti o non li hanno visti o erano piccoli, e quindi era difficile per loro poter dire ho visto la mia squadra alzare la coppa dello scudetto, e invece l'hanno fatto. E ripeto, non è solo il fatto di aver vinto lo scudetto dopo 20 anni, che giustamente rende i tifosi particolarmente galvanizzati, è il modo in cui è arrivato, cioè questo modo dominante in cui è arrivato, soprattutto in una finale contro Milano, che avrà avuto tutte le difficoltà di questo mondo legate alla stanchezza, tutto quello che vi pare, e poi ne parleremo, però onestamente un 4-0 della Virtus, non, ripeto, non so in quanti potessero pronosticarlo e l'abbiano pronosticato prima di gara 1, ecco. Fabio, do la linea direttamente a te per parlare dell'altra sponda e di quello che è stato, visto che tu hai visto le partite di Bologna, che cosa hai percepito, per quello che in più del campo puoi dire? In più del campo, mi sembra che il campo abbia dato una risposta abbastanza netta e inequivocabile su quelle che erano le forze in campo, almeno in queste finali scudetto. Cioè, obiettivamente c'è stata poca partita, c'è stata partita più o meno le partite sono state abbastanza simili, a parte la prima, le altre, la seconda, la terza e la quarta, sono state tutte abbastanza simili, abbastanza equilibrate più o meno per tre quarti, e poi nel quarto periodo la Virtus è scappata, ha piazzato il break e poi ha vinto sempre senza mai neanche avere il fiatone di temere un'eventuale sconfitta, perché alla fine degli ultimi minuti è sempre stata tranquillamente avanti. Obiettivamente devo dire sì, che penso che nessuno si aspettava una finale del genere, credo da nessuna delle due parti, cioè ovviamente neanche a Milano si aspettavano di perdere 4-0, anzi, in realtà c'era un ottimismo
però alla fine della fiera è effettivamente eccessivo, probabilmente, anche perché obiettivamente l'ho scritto anche qualche giorno fa in quel articolo, sembrava, prima di gara 1 sembrava che fosse una finale quasi scontata, quasi come se fosse finita 4-1 sarebbe già stato troppo, quasi lasciare una partita. Invece non è stato fatto i conti con due cose, una con appunto le condizioni fisiche, ma anche, e io credo soprattutto mentali, con cui è arrivata a Milano in questa finale, e la seconda è la crescita della Virtus che ha fatto durante la parte finale della stagione, perché obiettivamente se Milano sicuramente non è stata quella che era stata durante tutto il resto della stagione, anche la Virtus non era quella squadra lì, e solo che la Virtus non lo era in positivo, perché obiettivamente ha messo in campo soprattutto a livello difensivo un'energia. A un certo punto, in gara, non mi ricordo se in gara 3 o in gara 4, eravamo in tribuna stampa a vedere la partita e commentavamo con altri, dicevamo quanti sono in 7, cioè c'è sempre uno che arriva, che nonostante fai circolare la palla in una certa maniera, c'è sempre uno che ti arriva addosso prima del tiro. Ecco, credo che questo è sintomo di quanto sia comunque cresciuta la Virtus nell'ultimo periodo della stagione, ovviamente da un certo punto di vista anche un po' favorita dal fatto che sicuramente Milano, che abbiamo visto in queste finali, non era la Milano che abbiamo visto fino a gara 3 con Venezia, oppure se vogliamo dire fino alla semifinale di Eurolega, mettiamola così. Poi ci possono essere tanti fattori, io ripeto che sicuramente la stanchezza è una di queste, ma la stanchezza è una di queste più come constatazione, non come alibi perché è andata così, perché alla fine l'essere arrivati in queste condizioni alla fine è una colpa, non è un alibi, perché lo scudetto era l'obiettivo dichiarato principale all'inizio della stagione. Quindi se arrivi a disputare l'obiettivo principale della tua stagione in queste condizioni, di sicuro qualcosa che non è andato c'è, e questo è un punto. Ovviamente questo non toglie tutto quello che è stato fatto nel resto della stagione, perché comunque Milano è arrivata alle Final Four di Eurolega, anzi è arrivata a un tiro dall'andare in finale di Eurolega, anche questo penso che in pochi se lo sarebbero aspettati all'inizio della stagione. Ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa, che sicuramente sono trofei sicuramente minori rispetto allo scudetto, ma intanto vabbè, vincerli portano dei trofei in bacheca, e però ci saranno poi ovviamente da fare delle riflessioni, perché la prossima stagione, se andrà bene, diciamo, dal punto di vista di Milano, sul numero di partite sarà abbastanza simile a questa. Vero, non ci sarà la Supercoppa con i gironi, ma al posto di quella ci saranno le amichevoli, e non che, diciamo, le prime, il girone di Supercoppa dell'anno scorso, cioè dell'anno scorso, sia stato impegnativo in maniera incredibile, visto che comunque Milano ha vinto quasi tutte le partite di 30, 40 o giù di lì. Però per il resto il cammino sarà quello, perché comunque le partite di stagione regolare saranno sempre le stesse in campionato, in Eurolega ci sarà la finale di Coppa Italia, se andrà ai playoff ci saranno i playoff, se andrà alle Final Four ci saranno le Final Four, e penso che il format dei playoff italiani sarà esattamente uguale. Quindi, cioè, quindi è sicuramente questo 0-4, ancor più che se ci fosse arrivata una sconfitta magari 4-3, 4-2, deve far comunque ovviamente riflettere, perché l'anno prossimo il rischio di ritrovarsi esattamente nella stessa situazione.
Sì, lo ha scritto giustamente Gigi da Tomme su Instagram e sui suoi social, molto, molto bene la Virtus, brava, noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo sapere che l'anno prossimo, se saremo in questa situazione, non sarà, il numero di partite non sarà diverso. La grafica che vedete qui l'avete vista probabilmente su tutti i social network, tutte le pagine. 90 partite all'11 di giugno sono più di quelle di una franchigia NBA che comunque sta facendo strada nei playoff. Guardiamo le prime, guardiamo l'Olimpia che ha avuto un tracollo fine esagerato, ma guardiamo il Bayern Monaco che ha perso 3-1 con l'Alba Berlino. Il Bayern Monaco è andato a un paio di secondi dalle Final Four lui pure, e penso che fosse abbondantemente superiore all'Alba Berlino per quello che abbiamo visto in tutta la stagione, ha perso 3-1. Il Barcellona ha dovuto giocarsi 2 gare 3 nei playoff per arrivare in finale. Il Real Madrid, cioè bisogna togliersi il cappello, punto e stop, non ci sono, non ha mai cercato, mai trovato alibi, mai fatto nulla di nulla. Lo Žalgiris, vabbè, cioè il campionato dello Žalgiris non lo paragonerei a nessuno di quei tre sopra, insomma. Poi magari utilizzeremo una delle prossime puntate per ragionare su quella che è il numero delle partite Eurolega, eccetera, attenendoci ancora un pochino al campo, ma non andrei neanche tanto oltre sulle partite. Avete già detto voi, le avevamo già analizzate, io torno da Dario, perché il topic del momento è, e già lui l'aveva introdotto, Djordjevic sì, Djordjevic no. Le parole di Julio Velasco oggi sono state interessanti, non so, sicuramente i nostri ascoltatori l'avranno lette. L'esonero di Djordjevic, che è l'allenatore campione d'Italia, deve far pensare, perché noi qui, lui ha detto, Julio Velasco, e non ha solo vinto con la pallavolo qualsiasi cosa si potesse sollevare, ma poi ha proseguito anche un certo percorso. Le sue parole sono sempre molto dosate ma molto intelligenti. Se l'allenatore campione d'Italia era stato esonerato, bisogna fare dei ragionamenti. Se Milano è arrivata in quelle condizioni, bisogna fare dei ragionamenti. Però direi il ragionamento su cui voglio coinvolgere Dario è proprio questo. Saša Djordjevic è stata, forse bisogna essere anche onesti, la prima volta in cui ha veramente performato alla grande lui e la sua squadra in un momento che contasse davvero. La situazione è molto molto delicata. La società paradossalmente, e non è così ovviamente, avrebbe preferito non vincere lo scudetto e sarebbe stato tutto più semplice. Ovviamente meglio vincere lo scudetto, avere questo tipo di problema, non c'è dubbio. Si parla di Scariolo, Djordjevic, che però ha vinto, è lì. Paradossale, veramente paradossale pensare che poi eventualmente ci fosse davvero la dipartita di Djordjevic, potrebbe esserci un effetto domino che cambierebbe completamente la geografia della Virtus. Ecco, per quello che tu puoi sapere a oggi, quali sono gli aggiornamenti, qual è la situazione, cosa dobbiamo aspettarci da questo periodo per la Virtus? Di tutto. Ti piace come risposta? Molto, però l'argomento. Mannaggia. No, di tutto a prescindere. Cioè, è chiaro che adesso le opzioni sono due. Molto semplice. Cerchiamo di semplificare un po' il tutto. Djordjevic resta. Le parti si trovano a un tavolo, discutono, vanno oltre quelli che sono stati i risultati del campo di questa stagione, vanno oltre quelle che sono eventualmente le scorie dell'esonero di dicembre, e stabiliscono un nuovo piano biennale e triennale per far crescere ulteriormente la Virtus. In questo scenario il risultato ultimo del campo, lo scudetto, ha certamente un valore, ma comunque non è quello determinante, perché vengono prese in considerazione altri fattori, non solamente il risultato del campo. Se Djordjevic dovesse restare, la squadra così com'è viene toccata poco, perché mi viene da pensare che nel momento in cui Djordjevic resti, o meglio rinnovi il contratto, perché questa è la formula, cioè Djordjevic non verrà esonerato eventualmente, ma a Djordjevic verrà rinnovato il contratto, che è ovviamente diverso. E
Djordjevic chiederà la conferma di tanti dei suoi ragazzi, quindi di Wims, di Ricci, cioè i vari giocatori che sono in scadenza di contratto per la Virtus. Magari Hunter sarà un po' più difficile perché è quello che può avere più mercato anche al piano di sopra, anche a livello di Eurolega, ma questo ce lo può dire sicuramente meglio Razio. Però ecco, in linea di massima Djordjevic chiederà sicuramente la conferma il più possibile del blocco di quest'anno. Viceversa, altro scenario, le parti si trovano a parlare, non raggiungono un'intesa sui piani futuri, sulla visione comune che deve esserci evidentemente tra società e un allenatore per poter pianificare un rapporto a medio e lungo termine. Le parti si salutano, si ringraziano a vicenda e ognuno per la sua strada. E se vi devo dire la verità, diciamo che questo sembra essere uno scenario più probabile, ma parliamo veramente di differenza minima di percentuale. Non perché come si dice a Foggia, le due parti sono allite ancora, non è questione di guardarsi ancora con sospetto, perché evidentemente la situazione non è quella di dicembre. Però è più leggermente più probabile che la Virtus possa considerare lo scudetto come la fine di un ciclo, quello appunto con Sasha Djordjevic, e possa pensare di iniziarne un altro di ciclo, sempre con l'obiettivo di tornare in Eurolega, che resta ovviamente sempre comunque l'obiettivo principale della società e della Segafredo. E in questo scenario non è che ci siano tanti allenatori in giro. Il nome di Scariolo, quello che hai detto tu prima, è quello che in questi giorni stanno facendo tutti, ma per un motivo credo molto semplice, perché tra i top coach non è che siano tutti così liberi e disponibili. Quindi si fa quello perché il nome forse più semplice a cui la Virtus, o meno complicato se preferite, a cui la Virtus può arrivare. Di certo, ecco, la cosa che vi posso dare con assoluta certezza è che non sarà una lunga telenovela. Non sarà una lunga telenovela, i tempi non saranno lunghi, i tempi saranno stretti, perché oltre all'allenatore, come detto, ci sono altri giocatori che sono in scadenza, giocatori importanti come il capitano, come Pippo Ricci, e quindi questo ve lo do per certo, l'interesse della dirigenza virtusina è quello di arrivare in tempi brevi a una conclusione della vicenda, a partire dall'allenatore. Dopodiché sbilanciarsi su un pronostico diventa anche complicato, onestamente, dico la verità, perché, scusate, chiudo la porta perché sennò Teo mi imbambisce più del solito. E mi si nervosisce quando parli di Teo, sì. Che se ne potrebbe eventualmente andare e si sente un po' chiamato a causa. Vabbè, capite che lui pensa che parli di lui, un po' egocentrico il ragazzo. E quindi è evidente che è un momento anche molto cruciale questo per la Virtus. Considerare lo scudetto alla fine di un ciclo o una tappa intermedia di un ciclo, dietro questa decisione passa tutto. Però ripeto, la cosa sicuramente certa, certissima, sicura, e usate tutti i sinonimi che vi pare, è che non si andrà per le lunghe. Non si andrà per le lunghe. Domanda flash di Alessandro. Secondo te la permanenza di Djordjevic, dalla permanenza di Djordjevic dipende anche quella di Teodosic, o sono due, diciamo, casi separati? No, allora sicuramente l'eventuale rinnovo con Markovic, che è in scadenza, è molto più legato a doppio filo al destino di Djordjevic rispetto a quello di Teodosic. Questo non c'è dubbio. Teodosic ha un contratto, può uscire in caso di chiamata di un club di Eurolega. E lo dico molto francamente, però io ho un club di Eurolega che vada da Teodosic e gli dica: guarda Milos, ti prendiamo perché fai ancora magie clamorose, ci puoi servire, ma ti diamo un utilizzo minore rispetto a quello che è la Virtus. Un club così lo troviamo, che Teodosic dica sì, questo è un po' più complicato secondo me. Quindi no, non li vedrei così uniti a doppio filo come invece Markovic e Djordjevic, loro sì, molto più legati a doppio filo. Ok, perfetto, allora io approfitto. Grazie, perché ringrazio Settimin. Sì, ti facevo i complimenti per la cronaca. Io approfitto prima di switchare un pochino argomento
perché ve l'ho detto durante le nostre live chat, obiettivo 50 subscription, lo ha scritto anche il buon Guaglia sponsorizzando anche la cosa, perché avevo esagerato, avevo detto dobbiamo arrivare a 50 subscription attive sul canale di Twitch entro le finali NBA, però poi so che voi ve la prendete con comodo e finale NBA, ora che arriva manco... No, ho cambiato idea. Fine giugno, se volete che Backdoor Podcast continui con le live anche in estate, con cadenza che poi decideremo, potremmo anche quasi intensificarle per quanto riguarda analisi, eccetera, dobbiamo arrivare entro la fine di giugno a 50 subscription. Anche perché io vi dico che c'è il meeting di Backdoor Podcast redazionale il 26 di giugno a Bologna, perché noblesse oblige, a casa dei vincitori. Per i subscriber ci potrebbero essere delle sorprese, ma notevoli. Io ve l'ho detto, l'obiettivo è 50 subscription. Ci saranno dei contenuti esclusivi per i subscriber. Fate voi, io ve l'ho buttata lì. Con Amazon Prime vi costa zero. Lo potete rinnovare, lo potete sottoscrivere, farlo come ha fatto Rick, che ovviamente ringrazio, per un totale di 5 mesi, così non ci pensate più, la vostra è sempre attiva, bisogna arrivare a 50. Vi dico al momento che siamo a 36, quindi non è una passeggiata, però se volete vedere dei contenuti super provenienti anche dall'interno, da dietro le quinte di Backdoor Podcast a un meeting redazionale, no, non vi dico niente, dovete abbonarvi, non c'è niente da fare, dovete abbonarvi, quindi io vi consiglio di farlo. Se non arriviamo a 50, vedremo. Volete rischiare? Io fossi in voi non lo farei, però vedete voi. Detto questo, il direttore è carico, sì, abbastanza. ci credo molto in questa situazione. Secondo me, quando vedrete cosa succederà al meeting, potreste crederci anche voi parecchio. Va bene, allora, abbiamo parlato della finale. Diciamo che possiamo anche lasciare un pochino da parte. Io l'ultima cosa che vorrei farvi vedere, invece, sono le parole di Saša Đorđević, che hanno fatto il giro, il primo, perlomeno io l'ho visto che l'ha twittato il nostro Nick, e poi ha fatto il giro anche di molti altri profili, retweet, insomma l'hanno visto in tanti. Vorrei farvi riflettere solo qualche minuto su queste parole. La stagione è lunghissima, le competizioni sono lunghissime, le stagioni, voi guardate le venite, guardate le partite, ma i ragazzi hanno una vita propria, che sono, non so, se posso dire un esempio, Julian Gamble, che vive in albergo per 3 settimane perché tutta la sua famiglia 2 giorni prima di prima partita contro Kazan prende Covid, tutti i suoi figli, suo neonato e tutto, e lui sta un paio di settimane, 20 giorni, non so quanto è stato, 3 settimane in albergo. La prima partita è uscito qua contro Kazan, piangeva nel tunnel. Voglio dire, ci sono anche gli altri aspetti, che non è solo questi giocano perché non giocano male, ci sono delle vite dietro, due ragazzi che hanno perso il padre, Teodosic e Calvin, l'anno scorso, e succedono tante cose così nella vita, infortuni uno, poi un'altra volta, poi ti entri dentro il testo, poi adesso dobbiamo vedere se siamo ok per giocare fra 2 giorni, non è sempre... Ecco, questa è una... Allora, io non nascondo da tanto tempo, non sono un grandissimo fan di Đorđević allenatore, sono un fan di Đorđević riconoscitore e valorizzatore di talenti, però questo discorso è da togliersi il cappello e penso da diffondere il più possibile, da far vedere, da far ascoltare, perché è un contenuto vero, cioè il fatto che lui faccia degli esempi concreti è ancora più impattante. Non credo che né Gamble, né Teodosic, né Wims si possano offendere, proprio perché ci sono questi tipi di esempi, arrivano più diretti al cuore delle persone. Quindi ragioniamo anche dal punto di vista Olimpia, se ne sono lette tantissime alla luce di questo 4-0 subito dopo una grande stagione che ha fatto urlare al fallimento, ha anche overreaction senza senso. Però ragioniamoci, cioè, come facciamo? Noi valutiamo, e noi anche per il nostro lavoro valutiamo quello che vediamo in campo, diamo delle valutazioni, però dobbiamo sempre cercare tutti, anche magari i tifosi, di tenere
a mente quello che c'è, perché queste sono persone, sono esseri umani. Pensate, avere tre persone della propria famiglia col Covid, tu vivi in albergo e devi performare perché ti giochi l'Eurolega con Kazan. E non è semplice. E nel 90% dei casi queste cose non escono, perché è anche giusto non escano, ma ci sono. E magari storie riguardanti l'Olimpia al post Final Four potremmo averne a mazzi, ma magari non le sapremo mai. Magari ci sono anche delle motivazioni veramente serie per cui c'è stato questo tracollo, non lo so, ipotizzo, però dobbiamo sempre valutare. Io vorrei anche una vostra chiave di lettura su questa, diciamo molto rapida, perché poi abbiamo il capitolo nazionale che si preannuncia molto interessante. Parto da Fabio. Ah, sì, sicuramente, cioè, è un tema da tenere conto. Poi giustamente, come dicevi tu, non sempre si vengono a sapere queste cose, quindi non è neanche, diciamo, delle volte facile metterle in conto, cioè, perché alla fine se non sai cosa è successo, cioè, non è che puoi fare il conto di quello. Però assolutamente, cioè, i giocatori non sono solo giocatori, sono esseri umani e hanno anche loro, come chiunque di noi, i loro momenti di alti e bassi, o anche problemi legati esterni al campo, che anche se loro sicuramente non vorrebbero, possono anche condizionare poi il rendimento in campo, perché alla fine è vero che si dice spesso che uno poi quando entra in campo si dimentica di tutto, però dipende anche qual è il tutto. Cioè, se è qualcosa di particolarmente importante, non è detto che uno poi riesca a staccare per poter poi giocare una partita al loro livello. Questo sicuramente è un tema da considerare sempre, anche se poi ovviamente quando si fanno le valutazioni, se queste cose non si sanno e non vengono dette, effettivamente vanno poi le valutazioni vengono poi fatte solo su quello che succede in campo. Sì, aggiungo che ovviamente ci sono tante situazioni che non possono emergere pubblicamente finché non sono i diretti interessati a dirlo. Di Gamble e dei problemi legati alla famiglia e al Covid, i cronisti che lavorano attorno alla Virtus lo sapevamo benissimo, ma è evidente che una cosa del genere non si può dire pubblicamente se non è il diretto interessato a dirlo. E infatti quando Gamble l'ha scritto su Instagram, quello è stato alla via libera per poter dire: guardate che Gamble ha giocato un mese di partite di bassissimo livello, perché la testa era da tutt'altra parte. E non vuole essere una giustificazione per il rendimento di Gamble, perché la sa benissimo lui per primo che è un professionista e che quindi quando va in campo in teoria dovrebbe non farsi condizionare da tutto quello che succede intorno e nella vita privata, però può succedere e non è il primo caso e non sarà l'ultimo. Quindi ecco, la conferenza stampa di Djordjevic è un memo soprattutto su questo aspetto, cioè tante volte i cali di rendimento degli atleti che non sappiamo spiegarci dall'esterno, da tifosi, da spettatori, possono essere legati a tante problematiche, tante questioni private che magari non si possono raccontare, perché è giusto, come dicevi Simo prima, non raccontarle. E quindi io capisco che il tifoso in generale sia sempre legato a un giudizio di pancia in base a quello che vede in quel momento, e se un giocatore sbaglia la schiacciata o sbaglia il passaggio è pronto a infamarlo, a dirne di ogni, e vabbè, ci può stare. Però ecco, mettiamoci sempre il ragionevole dubbio che un calo di rendimento anche abbastanza improvviso possa essere, non sempre ovviamente, ma possa essere legato a questioni extra sportive che condizionano, direi inevitabilmente, la testa di ogni atleta. Ora, Naomi Osaka è salita alla ribalta della cronaca per aver rinunciato al Roland Garros e tutte le questioni legate a quella vicenda lì, ed è stata piuttosto eclatante, ma per una Naomi Osaka che si espone pubblicamente ce ne sono tantissimi altri di atleti e di atlete che non dicono nulla perché non vogliono dire nulla, ed è legittimo non dire nulla. Quindi ecco, sempre un minimo di cautela, questo lo dico anche a chi fa il nostro mestiere, serve sempre nella critica, che è legittima,
ma nelle sentenze definitive, ecco, magari aspetterei, per le sentenze definitive aspetterei sempre un attimo, ecco. Sì, esattamente, è proprio questa la sostanza e il ragionamento che dobbiamo fare. Prima di voltare pagina, potevamo evitare di fare un rant al termine della stagione che ci ha regalato così tanti rant proprio a mazzi? Non potevamo farlo. E addirittura a fare questo rant è il più insospettabile. Guardate tipo le foto segnaletiche, siamo noi tre. È il più insospettabile degli insospettabili. Cosa stai guardando? Le foto segnaletiche. Dritto, profilo destro. Ah, okay. Scusa. Ah, che finezza. Si vede che sei abituato alle questure. Ops. Ma andiamo avanti. Ma andiamo avanti. Vedo un sacco di polizieschi, è per quello. Bravo, è vero, hai ragione. CSI Ronz. Va bene. Partiamo con la sigletta, perché il nostro uomo non può mai mancare. Anzi, in questo periodo c'è pure mancato un pochino, perché insomma... Bentornato tra noi. How I feel. Damn sick and tired of getting out rebounded. 25 offensive rebounds. First time we block out, we get called for a damn block out. We're pushing people. Potremmo anche farlo sul fatto che un noto, diciamo, rotocalco sportivo ha detto Bologna rivince il campionato dopo 20 anni, mettendo lo stemma del Bologna Calcio. L'ha presa bene anche Belli, non so se avete visto oggi, l'ha presa bene. Barro lo meritava, però, secondo me. Barro. Grande, cioè... grande musa. Anche Belli si è innervosito oggi, perché sì, ha scritto una roba tipo, sì, ma come cazzo è possibile, no, una roba, no, del genere. Sì. E poi ha messo i puntini, no, sopra il tweet. Sì. È stato abbastanza bello. Ma, come dicevamo, il rent verrà da me? No. Verrà da CSI Ronzulli? No. Viene dal più insospettabile dei tre, il meno rantologo, ma che in questo caso secondo me potrebbe darvi delle soddisfazioni. Esatto. A lei la parola. Ok. Questo CSI Ronz mi ha fatto ridere, però questa cosa... venerdì vado a Bologna per gara 4 della finale, tutto bene, andiamo tranquilli, finisce la partita, va bene, ok. La Virtus giustamente festeggia in campo con tutti i suoi tifosi. Vabbè, io, siccome per lavoro devo seguire principalmente l'Olimpia Milano, aspetto di la conferenza di Ettore Messina, perché è quello che mi serve per lavoro. Scendo giù da e chiedo, già con un po' di sospetto, per capire perché, fino alla partita precedente, la Virtus faceva la conferenza stampa in campo, dopo un po' che era finita la partita. Evidentemente non era possibile in questa occasione, in quanto giustamente c'era il pubblico che stava festeggiando. Vabbè, ci sarà una sala apposita, non so, immagino. Arrivo, non dice niente nessuno, non succede niente. Vabbè, allora provo a chiedere perché, cioè, vabbè, non è perché poi alla fine c'era pochi giornalisti da Milano, quindi ci sta che i giornalisti di Bologna ovviamente erano impegnati in altro in quel momento. E così provo, chiedo. Niente, nessuno dice niente. Sì, c'è la conferenza là, dopo, dall'altra parte del campo c'è una sala. Va bene. Dopo un po' passa il tempo, vabbè, però dubito che Messina stia 2 ore ad aspettare che finiscano i festeggiamenti della Virtus prima di fare la conferenza stampa, no? Allora chiedo così, insomma, alla fine, morale della favola, niente conferenza stampa. Perché per andare in sala stampa bisognava attraversare il campo. Ecco, obiettivamente, posso anche capire che l'allenatore della squadra avversaria non voglia attraversare il campo con i tifosi festanti della squadra che ha vinto lo scudetto.
però io, ci sarebbe anche, cioè, sarebbe anche una cosa buona e giusta permettere a chi è lì che sta lavorando per la squadra, cioè non per, ma seguendo la squadra che è stata sconfitta, che possa anch'esso lavorare e fare il suo mestiere. Invece evidentemente non è una priorità, non so di chi sia la colpa e non voglio, e non è questo il modo per capire se è colpa della Virtus, della Lega, di Milano, di chi per esso, però obiettivamente non vedo il motivo per cui in una finale scudetto non si debba trovare il modo di organizzare una conferenza stampa non solo per chi ha vinto, ma anche per chi ha perso, visto che non tutti se stanno in quel momento seguendo la squadra che ha vinto lo scudetto. Cioè, mi sembra obiettivamente una cosa che purtroppo non è la prima volta che succede, ma evidentemente no, purtroppo credo che non sarà neanche l'ultima. Mi sembra che Charlie abbia l'idea, tutto un complotto di Daronza che ha creato quel mega assembramento in mezzo al campo, vedi, adesso te l'ha data lui la soluzione. Era assolutamente così, cioè ovvio che era colpa di Daronza, per quello che ho fatto il rent, se no non c'era motivo. Io non volevo far lavorare Fabio e tutti gli altri, e quindi gli ho fatto anche un favore, questo è il ringraziamento, me lo ricorderò. Esatto, me lo ricordo. Esatto. Nodo al dito, ricorda. Esatto. Ma andiamo. Allora, possiamo definire, perché vedo già la cattiveria della classica tipo della relazione di coppia. Sì, fai quello che vuoi, ma tanto la pagherai, quello che sarà nei sottotitoli a pagina 77. Questo era un po' il viso di Daronzi in questo momento. Ma passiamo oltre e parliamo di una causa che abbiamo perorato per tutta la stagione. Convocati per il raduno di Milano e il torneo di Amburgo. Nicola Chele, Davide Alviti, Giordano Bortolani, Leonardo Candi, Guglielmo Caruso, Mohamed Rassul Diouf, Rafael Gaspardo, Nicolò Magnon, Nicolò Melli, Achille Polonara, Michele Ruzier, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Michele Vitali, Simone Zanotti e Stefano Tonut. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Cioè, a me non mi interessa vincere, perdere in campo, chi vince, chi perde. Io non vorrei smorzare il tuo entusiasmo, ma noi ce la facciamo quando vengono fuori i 12. Vabbè, però non puoi fare così. Cioè, non puoi, ma hai rovinato un bel momento. Ragazzi, è un po' questa supponenza da scudetto non fa fare le conferenze stampa. Ma chi ti credi di essere? Cioè, è vero che firmi gli autografi, però... Ma io sono la voce della vostra coscienza. Sul tavolo. Sono la voce della vostra coscienza. Cioè, è solo il primo passo. Non mi sembra... Allora, e quando vinci gara 1 di finale, non puoi festeggiare. Ce ne sono altre da vincere, capito? Cioè, perché tu mi stai dicendo velatamente che potrebbe non arrivare nei 12. Vediamo. Perché il rent si decuplica. Cioè, se è in questa lista e poi non 12, entra nei 12, parte la rappresaglia. Se nei 12 non ci sono Tonut e Paiola, cioè facciamo 3 ore di rent e non ne usciamo più. Questo mi sembra sicuro, scontato. Quindi aspettiamo però i 12. Sai che quasi vorrei che non andassero? Così, debotto, senza senso. Com'è. Vabbè, facciamo un brevissimo commento, diciamo, collegiale sui nomi. Ovviamente sono i primi, perché poi dobbiamo anche fare un ragionamento su quelli che sono gli altri. Però mi sembra un novero di nomi interessanti, tra cui ovviamente c'è anche Tonut, e chiaramente dei giocatori in valutazione che possono essere utili. Io penso che se dovessi puntare su un dark horse, una fish, Rafael Gaspardo, non lo so, me lo giocherei che alla fine potrebbe far parte della spedizione. Ovviamente, visto quello che ho detto e pronosticato, come dico spesso negli ultimi periodi, sicuramente Gaspardo non lo fanno arrivare neanche al raduno, probabilmente. Però questa è una... esatto, lo bloccano al confine e basta.
Però non lo so, se doveste dire voi puntare un centesimo, un euro, ovviamente tolti i classici, su chi puntereste? Dario, partiamo da te. Guarda, no, allora, a parte le battute e gli scherzi, non è semplice rispondere alla tua domanda, perché questo è un gruppo di ragazzi sicuramente interessanti, dove ci sono alcuni giocatori che sicuramente ci saranno a Belgrado, sono Maignan, sono Melli, Pollonara, e ci mettiamo dentro anche Tonut, dai. Manca troppa gente. Spissu, magari, no? Anche Spissu, hai ragione. No, sono d'accordo, anche Spissu. Manca però al gruppo di convocati troppa gente per fare una valutazione di chi resta e chi non resta, e soprattutto questa gente che manca, e mi riferisco ovviamente ai giocatori della Virtus e ai giocatori dell'Olimpia a Fontecchio, bisogna valutare innanzitutto come stanno fisicamente, perché comunque sono quelli che hanno giocato più partite durante l'anno, che sono arrivati più in là con le partite e col calendario, quindi bisognerà vedere effettivamente in che condizioni fisiche si presenteranno al raduno. Io credo che Meo sia solo che contento che la serie finale scudetto si sia risolta in 4 partite, indipendentemente da chi abbia vinto, perché almeno così recupera qualche giorno in più i suoi giocatori. Però Paiola, Bellinelli, Ricci, Abbas, Datome, io ci metterei anche Moraschini, Biliga, Fontecchio, sono 8 e sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno. Bisogna vedere Tessitori come sta fisicamente, se riesce a recuperare dall'infortunio al ginocchio, piano piano si sta provando, ma bisogna vedere se riesce ad essere in piedi per Belgrado. Sono 9 giocatori che gioco forza hanno tutti chance di esserci, ma bisogna vedere come stanno fisicamente. E questo è un gran bel dubbio. Quindi ti dico la verità, io non è che non voglia risponderti, direttore, però faccio molta fatica a trovare una risposta alla tua domanda. Certo, il nome di Gaspardo è molto interessante, quello sono d'accordo, perché comunque ha fatto una stagione notevolissima, anche nei playoff contro la Virtus è stato secondo me uno dei migliori di Brindisi, e certamente se devo pensare a un nome a sorpresa si può pensare a lui, però ripeto, ci sono 9 giocatori con un punto interrogativo che di base fanno parte dei 12 che vanno a Belgrado, chi più chi meno, ma insomma possono andarci tutti. Bisogna vedere come stanno fisicamente, bisogna vedere anche questi ragazzi, questi 16 convocati, che tipo di risposte danno a Sacchetti, che magari le idee ce l'ha chiare, però deve tenere conto di come stanno i reduci delle finali, di come stanno questi ragazzi e di che risposte gli hanno dato. Vado a cercare risposte da Fabio. Sì, no, aspetta, aggiungo una cosa. Scusami Fabio, giusto un appunto. Dalla prima fase del ritiro è emerso che questi ragazzi hanno tutti mostrato grande voglia di andare a Belgrado, di rimanere nel gruppo azzurro e di non fare le comparse. E questo è già un dato positivo, secondo me. Cioè, non sono stati allenamenti molto, molto duri, molto energici. E questo, secondo me, è già un dato molto positivo. Anche per il futuro, naturalmente, non solo per il preolimpico. Poi diciamo che a quei 9 ce ne aggiungerei anche uno che penso che dovrebbe essere Danilo Gallinari, che bisognerebbe capire innanzitutto se Atlanta andrà avanti o meno nei playoff. In caso se va avanti, vabbè, finito il discorso. In caso non vada avanti, cosa poi deciderà? Lui ha sempre detto che se non è impegnato nei playoff a Belgrado vuole esserci. Quindi comunque mi sembra un giocatore che se fosse disponibile dubito che resterebbe fuori dai 12, così ad occhio, così ad occhio. Quindi comunque effettivamente di questi giocatori potrebbero restarne davvero pochi, penso appunto a me, come diceva Dario, Maignan, Melli, Tonut, forse Spissu, forse Pollonara, anche se in verità non è che l'ha sempre convocato in realtà Pollonara, quindi non è una certezza assoluta, anche se in verità per la stagione che ha fatto credo che sarebbe assurdo che non fosse convocato. Ma tra gli altri, sicuramente Gaspardo può essere un nome, un altro secondo me magari potrebbe essere Michele Vitali, se non altro per l'esperienza che ha maturato anche a livello europeo, e quindi comunque che possa avere un peso magari anche questo aspetto in una competizione che appunto poi sarà internazionale.
però ovviamente prima bisogna vedere quali saranno, quale sarà la lista, diciamo, definitiva dei convocabili, e poi da lì, anche in base ovviamente agli incastri, ai ruoli, per vedere appunto poi chi potrà esserci di questi 16. Ripeto, io una fish potrei puntarla su Michele Vitali nel caso in cui debba esserci uno, ma secondo me potrebbe anche essere che poi nessuno di questi vada a Belgrado, esclusi quelli, diciamo, che abbiamo detto come praticamente già sicuri. Sì, è vero, perché poi ovviamente noi possiamo mettere la fish ipoteticamente, ma poi, come diceva Fabio, è una questione di incastri, cioè già ad esempio c'è Gallinari, non c'è Gallinari, in quella posizione cambia il mondo per la disponibilità, per i minuti e per i tipi di giocatori che a seguito di questa presenza o non presenza poi vengono convocati, perché devi fare una squadra omogenea con i migliori che hai a disposizione, però deve essere una squadra omogenea, quindi è, diciamo, un ragionamento così molto più per sport che in realtà con delle concrete basi. Inviterei Matteo a, non so se ha ancora gli effluvi o non so, un pochino di ubriachezza molesta, il duello Milos versus Paiola H. Milos Junior. Bravissimo, Ale, bravissimo, per l'amor di Dio. Però Milos Junior, una, secondo me sei andato un po' lungo col festeggiamento, non lo so, aspettiamo un attimo almeno. Dai. Bravo, giusto, aspettiamo un attimo, poi magari sì. Ma ma un attimino la presa, cioè, più che altro sarei curioso, al di là di se riuscirà a riservare più o meno lo stesso trattamento che ha riservato a Rodriguez in finale contro Teodosic, cioè, perché comunque è stata una delle chiavi della vittoria della Virtus, secondo me, quindi dal punto di vista difensivo, cioè, vediamo se riesce a replicare una situazione simile. Quello potrebbe essere un vantaggio per la nazionale, se fosse assolutamente, se gli permettono di caricare i tentacoli in aereo, se li può portare a Belgrado, può, direi che abbiamo buone possibilità, o al massimo può andare in macchina, non è così lontano. Ah, ma sì, ma in macchina insomma, comunque può partire il buon Puccio Garofali con la macchina e i tentacoli di Paiola e fare lui il viaggio eventualmente. Anche perché poi Teodosic, perché performa? Perché lui ce l'ha in allenamento tutti i giorni, sto cassaballe nel senso più positivo del termine, quindi, cioè, lui dice: vabbè, io mi trovo davanti Jeffrey Taylor, bah, che cacchio me ne frega, c'ho Ale in allenamento che ha due palle tante, a questo punto è tutta discesa in quel caso, tutta discesa. Facciamo una piccola analisi, però, come dicevamo, dei giocatori che non ci saranno per la Serbia, perché notizia di queste ore, ci sarà Milos Teodosic, quindi Milos versus Milos, vabbè, non lo dico più, ci sarà, però il preolimpico sarà senza Nikola Jokic, senza Bogdan Bogdanovic, Nikola Milutinov e ovviamente il giocatore che più di tutti spaventa la nazionale italiana, ovvero Miroslav Radulica, sempre idolo, sempre sia rispettato il buon Miro, sono assenze pesanti. Secondo voi, e riparto da Daronz, è vero che sono assenze pesanti, ma questi sono troppi lo stesso? Allora, ora mi tocca ancora una volta fare la voce della coscienza e dire che prima della Serbia noi dobbiamo battere Senegal e Porto Rico, e poi una tra Repubblica Dominicana e Filippine nell'eventuale semifinale. Non si può mai festeggiare, mai, niente. No, ho detto, io sono la voce della coscienza di questa video chat, sono il grillo parlante che vi riporta tutti alla realtà. Allora, detto ciò... Madonna santa. Beh, anche la Serbia però deve battere quelli. Certo, ovvio. La Repubblica Dominicana e le Filippine, e poi una tra Senegal e Porto Rico. Detto ciò, lo scenario più plausibile è quello che vede appunto la finale Italia-Serbia. La Serbia senza Jokic e Bogdanovic, sempre ammesso effettivamente che non ci siano, è evidentemente una Serbia che perde moltissimo talento, non c'è il minimo dubbio, però è evidente che
la presenza di Teodosic, la presenza di Bielica, ma anche molto più semplicemente, ma molto tra virgolette, la presenza in tutti i sensi di Boban Marjanovic, fa pendere dalla loro parte i favori del pronostico, non c'è dubbio, loro sono tanti, sono grossi, sono lunghi, ne possono scegliere 12, cioè ne possono mancare 12, ne possono scegliere altri 12, scartandone altri 12 che non servono. È una roba infinita, ma non lo scopriamo certamente adesso. Quindi, ora, al di là delle battute e degli scherzi, certamente l'Italia ha l'obiettivo di arrivare a giocarsi la finale. Quello è l'obiettivo più, secondo me, concreto raggiungibile dagli azzurri, indipendentemente dal roster che ci sarà. Cioè battere Porto Rico e Senegal, vincere il gironcino, battere una tra Repubblica Dominicana e Filippine in semifinale e andare in finale a giocarsi il posto per Tokyo. Questo è quello che io personalmente mi aspetto dalla nazionale. Poi una finale a Belgrado contro la Serbia, probabilmente col pubblico, lì ci vuole forse la più grande impresa nella storia del basket italiano, forse superiore anche ad aver battuto la Lituania ad Atene per molti versi. Però io credo che l'idea di questa Italia debba essere: arriviamo in finale, poi arrivati in finale e lì vediamo che succede, ma intanto arriviamoci in finale. Sarebbe molto importante raggiungere questo obiettivo, che è quello più concreto, secondo me. Sì, sicuramente, anche se obiettivamente, cioè, credo che la forza delle altre squadre, cioè, sia abbastanza inferiore comunque all'Italia. Poi è ovvio che poi bisogna vincere le partite, non basta dirlo di essere più forti sulla carta, perché poi decide il campo. Obiettivamente, se l'Italia non arrivasse in finale, a meno che la Serbia non faccia qualche disastro e quindi magari si incontra in semifinale, sarebbe una delusione abbastanza notevole. Perché, cioè, obiettivamente, un conto che è con la Serbia, ovviamente poi parti sfavorito anche senza quei giocatori, che sicuramente sono, se non giocano davvero, sono delle armi in meno per la Serbia. Però, cioè, comunque, tra i nomi, diciamo, che prima ha fatto Dario, vorrei citare anche uno che è stato appena MVP dell'Eurolega, un certo Micic, mi sembra che dovrebbe essere un giocatore serbo, se non sbaglio. Se non ricordo male, dovrebbe essere un giocatore serbo. Ma quest'anno lo hai tu per smorzare gli entusiasmi. Esatto, esatto. Però, cioè, sicuramente, è ovvio che è meglio che non ci siano rispetto a che ci siano quei giocatori lì della Serbia. Vero che la Serbia qualche volta ha fallito alcuni appuntamenti in cui sembrava iper mega favorita, ha perso delle partite che nessuno si aspettava perdesse, l'ultima ai più recenti mondiali. Però ovviamente servirebbe un'impresa straordinaria. Detto questo, però, se invece l'Italia non arrivasse a quella finale, secondo me sarebbe una delusione molto 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 abbastanza, a cui purtroppo siamo un po' abituati negli ultimi periodi. Però rimetto, allora, abbiamo l'ultimo argomento da trattare. Volevo chiedere a Dario, visto che parleremo di Banks, della fortitudo di un comunicato, volevo sapere, abbiamo un contributo fotografico di te nelle patrie galere. Non sapevo che fosse andato nelle patrie galere, perché durante la partita. No, non è niente, cioè, tu potresti pensare a questo, ma non è questo, cioè non è niente di paragonabile, questo rimane il meglio e questo ci siamo. Ma siccome avevi invitato, diciamo, andare alle patrie galere il buon Riccardo Corsolini, abbiamo il fatto che adesso la struttura mi sembra un po' una mezza galera, non mi sembra bellissima, però vabbè, a monte questo. Allora ti spiego, qui eravamo alla Segafredo Arena. Certo, inquadrata così non sembra, ma fidatevi, era Segafredo Arena. La mia faccia sorpresa era appunto vedere Riccardo a piede libero. Ah, ci sta. La faccia sorpresa nella foto è per quello.
Ci sta, beh, sì, direi che assolutamente, assolutamente ci sta. Micić, quello che sembra un bambino delle elementari, qua parliamo Micić, Lucic, Guduric, basta. Allora, non vorrei via, se volete, volete rompere gli entusiasmi anche voi, non so, fatemi le, non so, Cuco, vabbè, Cuco c'era ancora, non c'entra il cazzo, no, però vabbè, lasciamo perdere. No, no. Però, non so, nominatemi tutti, tutti quelli della Jugoslavia, Djordjevic, Djordjevic non gioca, e tanto due cosine potrebbe spiegare anche lui. Guarda che beh, c'è, guarda disse... che è Belgrado. A Belgrado, in giro per Belgrado, puoi trovare Danilovic, attenzione. Che ti chiederà l'autografo per il libro. Ah, può essere, c'è lui in copertina, se non chiede lui. Insomma. Vabbè, Dario, ti coinvolgo per vai. L'ultimo argomento di cui dicevamo, Adrian Banks ufficialmente e la Fortitudo si separano, non necessariamente un fulmine a ciel sereno, ecco, si poteva fare un filino meglio con meno caduta di stile, forse non era meglio? Sì, era meglio, era decisamente meglio. Brevemente, che cosa è successo a beneficio dei Twitch spettatori? Primo comunicato della Fortitudo, Fortitudo Pallacanestro comunica di aver esercitato l'opzione d'uscita in favore del club prevista all'interno del contratto di Adrian Banks. La decisione, questo è il passaggio incriminato per così dire, la decisione è stata presa non senza rammarico in seguito alla mancata accettazione della proposta di riduzione ed estensione della durata contrattuale fatta per venire al giocatore. La società ringrazia Adrian Banks per l'impegno profuso rivolgendogli un sincero in bocca al lupo. Qualche minuto dopo, anzi una mezz'oretta dopo, la Fortitudo ha fatto uscire un nuovo comunicato in cui la parte, la decisione è stata presa non senza rammarico eccetera eccetera, non c'era più. Però ormai la frittata è stata fatta, io ho dato un'occhiata ai social e sono stati tanti tifosi della Fortitudo a lamentarsi di questo passaggio qui, e secondo me anche giustamente, perché nel momento in cui tu esci da un contratto è una cosa legittima, perché è previsto nel contratto, lo puoi fare e legittimamente l'hai fatto, ma le motivazioni soprattutto di questo tipo è bene non metterle in un comunicato stampa, è meglio lasciarle al chiacchiericcio. Perché non fai una bella figura, ecco. Infatti io vedo, ho visto tanti tifosi della F che sono arrabbiati per questo soprattutto, e poi ci sono anche tifosi F che ci ascoltano, volentieri sentiamo anche il loro parere. Cioè, sostanzialmente che è successo? La Fortitudo ha chiesto a Banks di diluire il contratto, di estenderlo alla stessa cifra, chiedendogli sostanzialmente di venire incontro alle esigenze economiche del club. Banks, come legittimo da parte sua, ha detto no, la Fortitudo legittimamente è uscita dal contratto. È tutto assolutamente nella norma, non c'è nulla di strano. Il problema qual è metterla così pubblicamente. Questo è stato un passaggio evitabile, ecco, sicuramente evitabile. Tant'è vero che poi è arrivato un comunicato di correzione, quando però ormai era decisamente troppo tardi. Sì, decisamente. Chiudiamo diciamo con una nota un pochino negativa, ma quello che possiamo dirvi di positivo è che la video chat, nonostante sia finito il campionato, andrà avanti. Troveremo temi vari, copriremo ovviamente il mercato con Orazio, intensificheremo, insomma, ci sono tante cose, il campionato e l'annata di Backdoor non è assolutamente finita, è finita solo questa puntata della nostra video chat. Grazie mille a Fabio Cavagnera. Ciao, un saluto a tutti. Grazie mille a Dario Ronzulli. Grazie a voi ragazzi, alla prossima. Anche da parte mia, Simone Mazzola, una buona serata, un abbraccio a tutti voi che ci avete ascoltato, ci avete guardato e ascoltato, chi ci ascolterà in podcast, potete trovare ovviamente tutte le nostre video chat, e mi raccomando, ovviamente l'obiettivo rimane 50 subscription, ricordatevi 26 giugno il meeting, se non siete sottoscrittori, ve li sognate i contenuti premium, che però noi vi diamo gratuitamente, pensate. Quindi davvero grazie mille, buona serata, buona settimana, buon basket per quanto ne rimane e alla prossima.